ISPO Winter 2016, siamo allo stand Nordica con Alberto Contento che ci parla di un ritorno atteso, è quello dello Speed Machine e in particolare di che cosa si tratta? Beh, il nome Speed Machine sicuramente nei consumatori Nordica ricorda uno scarpone estremamente confortevole, uno scarpone estremamente performante, e noi abbiamo voluto riportare sul mercato un nome importante però con uno scarpone tecnologicamente molto avanzato che rispetta esattamente la tecnologia che Nordica ha sempre voluto portare sul mercato, adattando uno scarpone moderno alle esigenze dello sciatore moderno. Quali sono le sue caratteristiche? Diciamo che abbiamo voluto focalizzare molto il progetto sulla leggerezza, mantenendo una performance elevata, quindi nella taglia 26,5 abbiamo 2 kg di peso, che per questa categoria è un traguardo estremamente importante, mantenendo una struttura che garantisce elevate prestazioni sulla neve. Quindi la tecnologia si basa su una costruzione, possiamo dire, a tripla iniezione, dove vedete un frame molto rigido nella parte inferiore, che in questo caso è nero, una parte morbida in poliuretano sempre che crea l'avvolgimento e il comfort dello scarpone, e la parte bianca superiore che è molto morbida, che garantisce un'entrata e un'uscita alla scarpa molto semplice. La costruzione noi l'abbiamo rinominata Triforce, come il vecchio Speed Machine, perché è un'evoluzione di quella tecnologia con le tecniche moderne della costruzione. Oltre a questo abbiamo dato alla scarpa un approccio anatomico moderno. Come potete vedere, la scarpa è molto snella e molto anatomica nei punti necessari ad avvolgere il piede nella maniera più corretta, quindi con una movimentazione a livello del navicolare per creare quegli spazi giusti del malleolo del metatarso affinché la scarpa sia perfettamente anatomica sul piede. Questo, oltre a questo aspetto, abbiamo una costruzione innovativa della scarpetta che dopo vi farò vedere, anatomica, tridimensionale, con il sughero esternamente che crea un effetto di barriera al freddo, un effetto anche che attutisce gli urti in quanto materiale assorbente e che garantisce una performance dal punto di vista della customizzazione elevatissima, perché riusciamo a customizzare la scarpetta veramente attorno al piede utilizzando un forno tradizionale. Ma non solo riusciamo a customizzare la scarpetta, riusciamo a customizzare anche lo scafo con una tecnologia innovativa che è la tecnologia infrared, che abbiamo inventato dall'inizio, creato una macchina apposita che vi farò vedere, molto semplice da utilizzare ma che garantisce delle performance a livello di modifica dello scafo a livello di quelle di un bootfitter professionista che lavora sulle scarpe da gara. Ecco, allora, prima di portarci nell'altro settore dove parleremo della customizzazione, abbiamo qui l'intera gamma, se brevemente ce la illustri. Allora, la gamma è composta da 15 modelli, 7 modelli da uomo, 5 modelli da donna e 3 modelli dedicati da rental. E copriamo tutta la categoria, abbiamo creato una collezione veramente importante, perché copriamo tutti i punti prezzo, tutte le esigenze di flex e di costruzione, per far sì che ogni sciatore possa avere lo Speed Machine che desidera. La differenza principale tra la linea da uomo e la linea da donna è il gambetto, che sono completamente due stampi differenti, dove nella donna abbiamo una scarpa con un sistema anche di regolazione del polpaccio posteriore. Muovendo questa brugola posteriormente, la parte in gomma collassa e fa sì che aumento il volume della circonferenza del polpaccio di 8 mm, oltre ad avere un profilo dedicato da donna che garantisce il fit delle gambe delle signore in maniera perfetta e la costruzione delle scarpette molto morbide. Su tutta la linea, sulla linea dello Speed Machine, è una linea costruita interamente in poliuretano, quindi dal primo prezzo fino al top di gamma la costruzione è scafo gambetto in poliuretano. Tutte le scarpette hanno il Primaloft che garantisce la termicità della scarpa. Abbiamo una costruzione che permette anche di avere
una estrema diminuzione dell'entrata dell'acqua, perché abbiamo un weather shield, che quindi con un materiale riportato all'interno che non fa sì che l'acqua penetri nello scafo. E il flex della linea uomo parte dal 100, 110, 120, 130 e 130 carbon, che è una scarpa con un gambetto con degli inserti in carbonio, dedicata a dei negozi molto esclusivi e particolari. Per chiudere in questo settore, questa scarpa non è ancora sul mercato ma ha già vinto un premio. Ha già vinto il premio, abbiamo vinto il Gold Winner all'ISPO, siamo molto fieri di questo. Dal 1 febbraio certi paesi avranno la disponibilità di alcune paia per testare la validità del prodotto sul mercato. E ci siamo focalizzati solo sullo Speed Machine 130, che è la nostra bandiera e la nostra scarpa di riferimento. E comunque il riconoscimento che abbiamo ricevuto dall'ISPO ci fa ben sperare, oltre a tutti gli ottimi feedback che stiamo ricevendo in questi giorni durante la fiera. Bene, andiamo a parlare di customizzazione. Siamo nel reparto personalizzazione degli scarponi e c'è un sistema innovativo da parte di Nordica, giusto? È un sistema completamente nuovo sul mercato, noi l'abbiamo chiamato Infrared perché utilizziamo principalmente una lampada infrarossi e abbiamo studiato la macchina da zero, perché non esiste una macchina sul mercato che garantisce questo tipo di riscaldamento e di modifica della struttura dello scafo. La macchina è in quella valigetta? Tutto sta qui dentro, è una valigetta che pesa 8 kg, quindi estremamente maneggevole, portabile, e la customizzazione può essere effettuata anche a domicilio del cliente se si vuole, ma anche abbiamo pensato alle esigenze dei nostri negozianti, che hanno sempre meno spazio nei negozi e hanno necessità di far vedere più il prodotto, e quindi creare un sistema di customizzazione che garantisse altissimi standard però anche poco volume penso che sia anche una cosa molto apprezzata da loro. La lampada infrarosso raggiunge una temperatura di 250 gradi ma scalda la plastica in maniera uniforme, nel senso che sia l'interno che l'esterno del muro della costruzione raggiungono la stessa temperatura. Questo è dato dall'infrarosso? Questo è dato all'infrarosso, che lavora come un microonde alla fine, cioè i raggi del calore penetrano perfettamente all'interno. Questo fa sì che prima di tutto vado a riscaldare solo la zona che devo andare a modificare, quindi non vado a scaldare tutto lo scarpone, mantenendo l'integrità della scarpa perfetta. Un'altra cosa importante è che non rovino assolutamente la struttura, quindi le grafiche, gli adesivi, la plastica non mi crea le bolle, non mi si rovina, non mi si brucia. Questo fa sì che anche dopo la customizzazione la scarpa rimane perfetta, come se fosse appena stata tirata fuori dalla scatola. La cosa importante è che con questo tipo di customizzazione io in 9 minuti, però con un utilizzo effettivo della macchina da parte dell'operatore di 10 secondi, riesco a creare un volume estremamente ampio, quasi simile a quelli che vengono fatti manualmente dai boot fitter della Coppa del Mondo utilizzando i mezzi tradizionali. Applico la lampada esattamente nel punto che devo riscaldare, prima devo aver tolto la scarpetta dallo scafo, perché altrimenti la scarpetta mi prende tutto il calore, quindi deve essere lo scafo solo esclusivamente che viene riscaldato. Una volta che per 6 minuti viene riscaldata la plastica, automaticamente parte una pompa di aspirazione che è collegata a due supporti di silicone che hanno due misure diverse. In funzione della misura che io devo andare a aspirare, sceglierò se inserirne una o l'altra. Dopodiché applico in maniera molto semplice sullo scafo la ventosa, che come potete vedere è perfettamente attaccata allo scafo. Dopo 3 minuti la pompa automaticamente si spegne e mi crea l'aspirazione di 2,5 mm di spazio all'interno dello scafo. Una volta che è finita l'aspirazione, faccio sì solo che togliere la ventosa, riposizionare la scarpetta, rifar calzare la scarpa. Non ho bisogno di raffreddare perché la plastica non ha ritorno con questo sistema. La cosa interessante, non ha ritorno perché la tensione del poliuretano sia all'interno che all'esterno ha la stessa temperatura e fa sì che la modifica è permanente. Tutta la parte dello scarpone, che è in questo caso nera e non grigia, può essere modificata. Noi abbiamo evidenziato le zone più
caratteristiche con della grafica, però tutte le altre zone sono pronte per essere modificate. Si può intervenire con una personalizzazione pressoché totale. Esatto, e certosina proprio sul punto necessario. Quindi molte persone hanno per esempio un sopraosso solo su un piede e quindi posso fare la modifica solo esclusivamente sul piede di cui ho bisogno. Non ho bisogno di scaldare e di modificare tutta la struttura della scarpa, ma proprio come un bisturi vado a lavorare nel punto che è necessario. Bene, grazie, ringraziamo Alberto Contento dallo stand Nordica.